Pace a tutti. Sentiamo, avvertiamo potentemente la presenza di Dio. È una gioia poter rivedere diversi fratelli, pastori, collaboratori, Arturo, Davide e tutta la diaspora, compreso il fratello Gennaro. E sono stato per 3 anni in Lombardia, ho curato la comunità di Senago, c'è anche una rappresentanza. Adesso stiamo operando nel Salento. E ci tengo anche a condividere quello che il Signore sta facendo. Abbiamo iniziato delle opere nuove, opere pionieristiche. E Nardò, la seconda città dopo Lecce, nel Salento, che non c'era una chiesa evangelica, non c'era testimonianza dell'Evangelo. E il Signore ci sta facendo grazia di vedere quest'opera nuova, un bel gruppo, sta crescendo sempre di più, saremo adesso una quarantina. E a Casarano, anche lì, un'altra città, Nardò 35.000 abitanti, Casarano 25.000 abitanti, tutte città dove non c'era la presenza dell'Evangelo. Come è iniziato? Quando siamo tornati dalla Lombardia, da Milano, con mia moglie abbiamo passato un momento molto particolare. Il Signore ci ha mandato in Lombardia, in 24 giorni abbiamo dovuto lasciare le comunità in Puglia e ci siamo decapultati a Milano, abbiamo chiuso casa a 300 metri dal mare, una casa a 300 metri dal mare, 5 minuti il lavoro di casa, non sapevamo Dio cosa voleva. In 24 giorni è arrivato questo trasferimento e abbiamo servito il Signore per 3 anni in Lombardia. E in 24 giorni ci ha fatto riscendere nuovamente il Signore, ci sono state chiuse le porte a livello lavorativo e così abbiamo ubbidito, perché era questa la preghiera che avevamo rivolto al Signore: se è tua volontà, tu ci dai la possibilità di continuare a lavorare, e così, se tu chiuderai le porte, torneremo in Puglia. E così è stato. Non volevamo una cattedra. Sapete, il ministero non è una cattedra. E abbiamo pregato veramente il Signore. Eravamo pronti nuovamente a ripartire, ma un fratello ha detto: ma dove devi andare? C'è tanto bisogno qua nel Brindisino, nel Leccese. So che ti chiedo una cosa difficile, perché noi abbiamo 3 bambini, di cui la femminuccia è nata a Milano, e di iniziare delle opere pionieristiche. E così, fratelli, vi posso dire che veramente dentro di me è suscitato un desiderio di vedere la conferma di quello che Dio ci aveva donato, la chiamata al ministero. E così abbiamo aggiustato un vecchio camper dell'89, con la mia famiglia, con i miei figli, con mia moglie. Abbiamo incominciato a evangelizzare in queste cittadine dove non c'era la testimonianza dell'Evangelo. Nella semplicità ci siamo messe 3 magliettine colorate, siamo andati avanti agli ospedali, avanti alle scuole medie, scuole superiori, ai mercati, e abbiamo incominciato a parlare del Signore. Dove andavamo, andavamo. La gente ascoltava e accettava il messaggio, abbiamo incontrato fratelli che ci hanno ospitato, e allora abbiamo preso questa missione. È stata per noi una mission. Andavamo il venerdì, facevamo venerdì, sabato, domenica e lunedì, poi la domenica sera ripartivamo, tornavamo. Però a un certo punto c'è stato proprio il desiderio di avere un locale, perché queste anime non sapevamo dove indirizzarle, nelle comunità più vicine erano 20 minuti, mezz'ora. E allora abbiamo preso un piccolo locale con adiacente uno spazio dove potevamo entrare col camper, una piccola tettoia, mettere la corrente elettrica, e così abbiamo preso questo locale. Ricordo che una sorella ci ha regalato delle sedie, un fratello un leggio. Disse mia moglie: ma chi viene? Dissi io: facciamo una cosa, voi siete la mia chiesa, io predicherò a voi, a te e ai bambini. Se viene ogni tanto mia suocera e mio suocero che sono convertiti, inizieremo così. Dal primo giorno che abbiamo fatto la dedicazione, non solo abbiamo avuto collaborazione, credenti, famiglie entusiaste proprio di questa missione, abbiamo cominciato a vedere anime nuove. In giro di 4-5 mesi il locale non bastava più, tutti i sabati abbiamo dovuto cambiare locale, abbiamo chiesto al Signore perché le possibilità non c'erano: Signore, questa cifra paghiamo, noi vogliamo pagare questa cifra, però tu devi raddoppiare il locale. E il Signore l'ha fatto, ci ha fatto trovare il doppio del locale con la stessa cifra. Ed è nato Casarano, abbiamo annoverato Casarano. Poi ogni volta che tornavo, perché per andare al culto, io sono di provincia di Taranto, per andare al culto ci impiego 1 ora e mezza per andare a Casarano e 1 ora e mezza a tornare. Poi ci sono credenti che hanno
10 minuti, 15 minuti, 20 minuti la possibilità di fare il culto e si assentano. Noi con tanto amore andavamo a Casarano, ma al ritorno c'era sempre Nardò, vedevo Nardò e diceva mia moglie, ma Nardò, e mia moglie diceva già facciamo un'ora e mezza ad andare, un'ora e mezza a tornare. E noi non abbiamo mai smesso di continuare a evangelizzare anche Nardò, abbiamo cominciato a fare dei culti all'aperto, sempre con il camper, con il tavolino, il televisore. E abbiamo avuto la possibilità, fratelli, di poter iniziare quest'opera nuova a Nardò. Nardò, veramente abbiamo visto quest'opera nascente dal nulla. Il Signore sta benedicendo, ha battezzato nello Spirito Santo, ci sono state nuove conversioni, liberazioni, gloria a Dio. Adesso è nata anche Nardò un anno, abbiamo fatto qualche giorno fa, e anche lì il locale non basta, stiamo cercando un capannone. Il Signore sono certo che provvederà, perché l'opera è sua. Sono nate due stazioni di evangelizzazione, una ad Alezio e una a Squinzano, un po' scuola chiocca, fratelli, eh? Grazie a Dio, fratelli, per l'opera dello Spirito Santo, per come Lui opera e sta operando. Vi chiedo di pregare per noi, perché il Salento è la seconda città, diciamo, nel Salento è proprio la seconda regione dopo il Piemonte, Torino, dove ci sono molti problemi a livello spirituale, sono molti legami, il diavolo sta facendo l'opera sua, ma è arrivato il tempo anche per lui. Voi immaginate che Galatina fanno la sagra del diavolo, eh? La sagra di Satana fanno, è veramente diabolico, fratelli. Molti giovani sono legati da pratiche occulte, ogni domenica abbiamo delle manifestazioni, gente nuova che viene, ma il Signore sta operando. Col vostro permesso porterò i vostri saluti in queste missioni, sono gioioso, pregate per noi, fratelli, ve lo chiedo con tutto il cuore, porto i saluti di mia moglie, ho portato solo mio figlio in medio e mia moglie è rimasta con gli altri bambini a casa. Amen. Voglio leggervi qualcosa che tratteremo nel profeta Isaia e vi parlerò dei doni miracolosi dello Spirito Santo. C'è qualcosa questa sera nella tua vita che devi richiedere al Signore, lo devi richiedere ardentemente, perché in questa diversità noi potremo vedere, edificare la Chiesa di Cristo in un modo molto più potente ancora. Isaia capitolo 35, dal versetto 4 al versetto 6. A Dio sia la gloria. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Amen. Fin qui la parola del Signore. Gloria a Dio. Ci sono dei cuori smarriti. Molte volte veniamo smarriti da delle situazioni che accadono nella nostra vita. Siamo uomini, siamo deboli, siamo fragili, siamo incapaci. Abbiamo bisogno veramente dell'aiuto del Signore. Il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, dice la parola. E molte volte si hanno degli smarrimenti, proprio a caso anche delle delusioni, delle prove, delle difficoltà. Ma il Signore questa sera vuole dirti: siate forti. Alleluia. Non temete. Mettiamo tutto nelle mani del Signore, ma rimaniamo forti. Chi spera nel Signore acquista nuove forze. Alleluia. Ecco, il vostro Dio verrà la vendetta. Lasciamo al Signore la vendetta. Ma non di questo vi parlerò, vi voglio parlare della retribuzione di Dio. C'è una retribuzione per la Chiesa, c'è una retribuzione per i servi di Dio, c'è una retribuzione per i figlioli di Dio, per le serve, alleluia. C'è una retribuzione, non è una retribuzione materiale, ma è una retribuzione spirituale. Il Signore vuole retribuirti, vuole equipaggiarti, vuole potenziarti mediante dei doni. Questa forza arriva mediante i doni dello Spirito Santo del Signore. Amen, fratelli. Questo versetto che abbiamo letto ci canalizza proprio nei doni dello Spirito Santo, dove più chiaramente
ci viene descritto anche nel libro di Gioele, capitolo 2, versetto 28-29, che dice così: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Ripeto, su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche i servi, sulle serve, spargerò in quei giorni il mio spirito. Questi doni miracolosi che sono sparsi, elargiti mediante lo Spirito Santo, per prima cosa sono stati diversificati. E noi lo leggiamo, leggerò diversi versetti della parola di Dio, in Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 4-6, così dice: ora, vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Vengono diversificati. E continua e dice qualcosa ancora di importante. Ora, ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Questa diversità di ministeri. Alleluia per la diversità dei ministeri. Grazie a Dio che non siamo tutti uguali. Io mi comincerei a preoccupare se incominciamo a vedere i pastori tutti uguali. Mi comincerei a preoccupare se vedrei credenti tutti uguali. Mi preoccuperei veramente, perché forse c'è un piano umano, ma il piano di Dio è proprio questo, che nella nostra diversità il Signore ci chiama a operare in un modo straordinario. Fratelli e sorello, amico, il Signore proprio nella tua diversità ti sta chiamando, in questa diversità che possiamo definire anche nel tuo colore. Ognuno di noi emana un colore, un colore. In questi colori possiamo comporre il grande arcobaleno di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Dio. Diversità di operazioni. L'operazione non è solo la predicazione. Gloria a Dio, parleremo della potenza della predicazione dell'Evangelo, ma la Chiesa opera in diversi settori, in diversi campi. L'Evangelo è operazioni mediante il medesimo Spirito, lo Spirito Santo di Dio, una Chiesa chiamata a vivere l'Evangelo. Alleluia. Sapete, Martin Lutero dice che l'Epistola di Giacomo viene definita l'Epistola di paglia, perché è un Evangelo pratico. La Chiesa non è chiamata solamente a livello teorico. Molti si riempiono solo di teoria, o forse molti si riempiono solo di pratica. Il Signore ci chiama ad avere teoria, avere lo studio della parola del Signore, ma ci chiama anche a praticare in un modo sano, genuino, vero, in una società che ha bisogno di operazioni mediante la Chiesa vivente di Cristo Gesù, mediante il corpo del Signore. Alleluia. Per il bene comune, non per il mio bene, non per il mio interesse. So che oggi è molto, molto difficile, perché pensiamo molto ai nostri interessi, pensiamo molto al nostro sapere, a quello che noi vogliamo, e siamo molto bravi a esporre quello che noi vogliamo. Ma lo Spirito di Dio opera per il bene comune, alleluia, per il bene della Chiesa, per l'edificazione della Chiesa. Quindi l'Apostolo Paolo parla di questi doni che sono diversificati, ma non solo sono diversificati, sono anche elencati, dice la parola. Nel capitolo 12, nella prima lettera ai Corinzi, dal versetto 8 al 10, dice così: infatti a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione per mezzo dello medesimo Spirito, a un altro potenza di operare i miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Io voglio chiederti, voglio dirti, voglio incoraggiarti nella tua diversità. Questa sera devi cercare con tutto il cuore, desiderare, non è importante né l'età,
Non ci sono limiti, non c'è cultura, non c'è limite, ma tu devi desiderare come figliuolo di Dio, come figliuola di Dio, quei doni che la Chiesa deve ricevere in questo tempo, perché questo è il tempo di questi doni. La profezia finirà, sono doni che sono stati dati per un tempo, dice l'Apostolo Paolo, per questo tempo. L'amore durerà in eterno, alleluia, ma questi sono i doni e l'equipaggiamento che la Chiesa deve ricercare, i figlioli di Dio, i servi di Dio devono ricercare, e nelle diversità che il Signore retribuisce come Egli vuole. Non può fare tutto un pastore, non può fare solo i pastori, gli anziani, ma la Chiesa è chiamata nella propria diversità a operare mediante i doni miracolosi dello Spirito Santo del Signore. Ricercali, desiderali, affinché la Chiesa di Cristo Gesù venga edificata. Alleluia. C'è un momento preciso che furono non solo diversificati, non solo furono elencati, ma furono elargiti. Ed è scritto in Atti, capitolo 2, dal versetto 1 a 4, dice così: quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano nello stesso luogo, e improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti, ripeto tutti, furono ripieni di Spirito Santo e incominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Meraviglioso. Ecco che furono elargiti, ma dobbiamo considerare anche quando furono effusi, gloria al Signore, cioè quando fu sparso, quando fu diffuso, quando fu fatto brillare, gloria al nome del Signore, e mentre si predicava l'Evangelo. Grazie a Dio per la predicazione dell'Evangelo, alleluia, grazie a Dio per la parola potente dell'Evangelo. Così dice nel capitolo 10 di Atti, versetto 44 a 46, dice questo: mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. Alleluia. Mentre predicava, mentre parlava, Chiesa del Signore, mentre predichiamo, mentre parliamo, è lo Spirito Santo di Dio che scende, è lo Spirito Santo di Dio che effonde la vita del credente, gloria al nome del Signore, mentre si predicava l'Evangelo. È scritto anche nel capitolo 8, versetto 17 e 18. È scritto che quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Gloria al Signore. Oggi ci sono pastori, chiese, dove guai all'imposizione delle mani. Allora non dobbiamo frettolosamente, la parola di Dio ce lo dichiara, ma lo dobbiamo fare. Gloria al Signore, mi sono rallegrato, ho avuto gioia nel momento in cui abbiamo pregato per questa coppia missionaria. Gloria al nome del Signore, perché la parola di Dio è una parola autorevole, una parola che ci indica, ci dà delle direttive ben precise affinché noi possiamo edificare insieme a Lui la sua Chiesa. Gloria al nome del Signore. Sapete, ci sono delle conferme, dei ministeri, ci sono conferme che l'Evangelo ci dà e ci indica, perché dice nel Vangelo di Marco nel capitolo 16 versetto 20 che quelli che se ne andavano a predicare dappertutto, il Signore operava loro confermando la parola con i segni che li accompagnavano. Alleluia, gloria al nome del Signore. E noi vogliamo continuare a vedere liberazioni, vogliamo vedere il demonio che possa scappare nel nome santo di Gesù Cristo, vogliamo vedere guarigioni, vogliamo vedere battesimi di Spirito Santo. Gloria al nome del Signore, che sia veramente una chiesa manifestata dall'opera gloriosa di Gesù Cristo. Ma tu credente, ti parlo singolarmente, non devi appoggiarti su una chiesa, tu non devi appoggiarti su un'istituzione, tu ti devi appoggiare sulla
i doni dello Spirito Santo. Tu devi ricercare oggi una benedizione particolare nella tua vita, devi ricercare di fortificare quello che Dio ti ha dato. Forse qualcuno ha avuto già questi doni, ma forse li ha nascosti, e la parola di Dio ci indica che non bisogna trascurarli. Paolo diceva a Timoteo: non trascurare quello che tu hai ricevuto nel collegio degli anziani, quello che tu hai ricevuto da parte dello Spirito Santo, non lo devi trascurare. Io penso che ci sono molti credenti, sento nel mio cuore, tornerò in Puglia, ma sento nel mio cuore che la Chiesa di Lodi può fare molto di più, perché Dio vuole molto di più, alleluia, perché c'è molto di più. Ci sono doni che la Chiesa deve ricercare, deve desiderare ardentemente. Vogliamo vedere la manifestazione non solo nel culto, ma in una vita quotidiana. Mio figlio Gabriel, il più grande, eravamo al supermercato. Mi sono successe tante altre cose, ma ve lo dico perché questa parola l'ho fatta mio, pianto molto e continuo a ricercare doni soprannaturali. Perché la Chiesa è chiamata a vivere il soprannaturale. Eravamo in un supermercato, entriamo vicino casa, nel paese dove abito, in provincia di Taranto. Entra una donna, come mi guarda, incomincia a sbattersi: vai via, ha cominciato a gridare, sbatteva quasi sugli scaffali. E mio figlio: papà, papà, cosa sta succedendo? Papà, questo è lo Spirito Santo del Signore che è dentro di me, dentro di noi, questo, quella... Come mi avvicinavo, vai via, gridava la commessa. Ha detto: no, lasciate stare, non so cosa stia succedendo. Siamo andati, non volevo fare nulla in quel momento. Sono andato, ho continuato la mia passeggiata con mio figlio, abbiamo comprato le ultime cose. Quando siamo arrivati alla cassa, lì è arrivata, si è girata di spalle tutto il tempo che noi siamo stati lì. Ma vi posso raccontare di tante altre situazioni. Fratelli, noi siamo figli di Dio, la gloria va dal Signore, amen fratelli, la gloria va da Dio, ma noi dobbiamo prendere questa eredità come figli di luce, alleluia, noi dobbiamo combattere, ma dobbiamo ricercare l'unzione, dobbiamo ricercare i doni spirituali che provengono dal Signore. E è scritto sempre in Prima Corinzi, capitolo 12, sempre l'Apostolo Paolo che parla, che noi fratelli e sorelle sappiamo che esistono questi doni, ma noi dobbiamo ricercarli. Nel capitolo 12, versetto 7, dice così: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Poi nel versetto 14, 12, 13, perdonatemi, dice così: poiché come il corpo è uno e molte membra, tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Fratelli, noi abbiamo bisogno di essere uniti, di avere quella visione che il Signore ci ha dato per l'edificazione della Chiesa, ma noi dobbiamo desiderare ardentemente questi doni, non trascurarli, non disprezzarli. C'è stato qualcuno che nella parola di Dio che voleva comprare, ve lo ricordate, in Atti capitolo 8 versetto 20, Simone offrì del denaro per comprare, ma Pietro disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con il denaro il dono di Dio. Non sono le opere, non sono le opere che noi possiamo ricevere quei doni, ma quei doni, e parlo di quei doni, quei talenti, quei carismi, sono doni che solo il Signore elargisce alla propria Chiesa. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi, non voglio dilungarmi, ho desiderio di pregare il Signore, mentre i fratelli della musica prendono il loro posto. È scritto che negli ultimi tempi anche l'Anticristo avrà delle manifestazioni, molti eletti saranno sviati, molti eletti saranno sviati da false dottrine, ma noi conosciamo, viviamo la parola del Signore, noi comprendiamo bene quello che il Signore sta facendo intorno a noi, in mezzo a noi, e soprattutto quello che Dio
vuole fare con la tua vita. Ti voglio dire questo, mentre siamo con gli occhi chiusi e ricerchiamo il Signore. Vogliamo ricercare i doni spirituali questa sera. Signore, voglio il tuo equipaggiamento. Alleluia. Voglio il tuo equipaggiamento. Voglio entrare in una dimensione spirituale ancora maggiore. Voglio avere quegli occhi aperti, quella preghiera fervente. Voglio vedere correre quegli zoppi. Quello che ti trattiene dal crescere non è quello che sei, ma quello che pensi di non essere. Tu sei un figliolo di Dio. Tu sei una figliuola di Dio. C'era un programma, sicuramente i fratelli più anziani lo conoscono, era il titolo di un programma della Rai negli anni 60 in TV, c'era il maestro Manzi che insegnava agli italiani del dopoguerra a leggere e a scrivere. Cosa voglio dire? La tua vita può influenzare. La tua vita, tu come figliolo di Dio, puoi influenzare le tue amicizie, puoi influenzare i tuoi parenti, i tuoi colleghi. Tutti influenzano qualcuno. La verità è che tutti noi influenziamo e siamo influenzati. Ma più che mai, se vive lo Spirito Santo del Signore nella tua vita come una fiamma, una lampada, tu come un fiammifero, non solo quando il fiammifero si accende emana la luce, non solo quel fiammifero quando si accende emana il calore, ma quel fiammifero si consumerà e tu possa essere così, nelle mani di Dio. La domanda da farsi questa sera in ognuno di noi è se l'influenza che noi emaniamo sia veramente da parte di Dio. Allora, se sarà il Signore a mandarti, se saranno i doni di Dio nella tua vita, tu influenzerai una generazione, tu influenzerai una società, tu influenzerai una chiesa. Sapete, nei primi anni, nei primi 7 anni di età di ogni bambino è influenzato dai genitori, dai comportamenti, da tutto quello che succede. E i bambini, l'ho visto nella mia casa con 3 bambini, prendono tutto, quello che è buono e quello che non è buono. Io penso che chi ha avuto già esperienza col Signore, chi già sta lavorando nel campo di Dio, possa aumentare la potenza, l'unzione dello Spirito Santo affinché le nuove anime che stanno conoscendo il Signore possano assorbire tutto quello che è buono dalla presenza, dalla linfa vitale di Gesù Cristo, il Signore. Possa prendere solo questi 3 punti. Prendi una posizione questa sera. Prendi una posizione come figliolo di Dio, come servo. Una posizione è una parola chiave. Prendi un dovere. Inizia a fare qualcosa. Metti in campo i doni che Dio ti sta dando. Non aspettare che gli altri facciano qualcosa, ma fallo tu. Perché Dio elargisce come Egli vuole. Non è un uomo che ti dona, ma è lo Spirito Santo del Signore. Prendi questo rapporto, questo è un altro punto che ti voglio lasciare. Prendi un rapporto, prendi una vera relazione col Signore, una vera connessione di momenti spirituali, di momenti intimi che solo lo Spirito Santo ti può sussurrare e dire quello che tu devi fare, dove devi andare, quello che devi fare. È solo così che potremo vedere la gloria di Dio in una nazione che deve essere cambiata dalla Chiesa, da coloro che hanno il dono dello Spirito Santo. Vogliamo come Chiesa essere come il frantoio. Vogliamo macinare olive. Vogliamo stritolare, schiacciare la nostra vita, i nostri interessi, il nostro ego, e fare uscire l'olio
dello Spirito Santo del Signore. Vivi. I fratelli devono vivere, che vivano insieme. E oggi vivere forse non abbiamo più veramente considerazione, perché se ritorniamo un po' ai tempi antichi, vivere vuol dire procacciare. Non è come oggi che vai in un supermercato e trovi una fettina e la porti a tavola e te la mangi. No, dovevi cacciare, procacciare. Devi desiderare, la Chiesa deve procacciare, deve ardere. L'unzione, i doni, la vita che proviene dal Signore. Dio possa benedirti. Fratelli, viviamo insieme. Non possiamo sempre controllare le circostanze, ma possiamo sempre controllare i nostri pensieri. E questa sera il nostro pensiero devono andare ai doni miracolosi dello Spirito Santo. Straordinario, Signore.
Alleluia. Tuo è il regno. Alleluia, abbiamo ricevuto una parola di grande incoraggiamento. La visione dei doni, la molteplicità dei doni che manifestano la larghezza del donatore. Alleluia. Secondo quanto è scritto nella parola, nella sua scrittura, nella Bibbia, come Egli vuole. E stasera io voglio dirti che il Signore vuole che tu riceva doni per amministrare il suo regno, doni per edificare il suo regno, doni per benedire il suo regno. Ecco la ricchezza della Chiesa, non il silenzio, ma la strumentalità di ogni membro, non degli spettatori, ma dei partecipatori. E guarda quanti doni che ci sono.
guarda quanta diversità che incontri, quanti talenti al servizio di Dio, proprio quello che tu pensi che non sia necessario, forse non usabile, o forse non particolarmente bello, interessante, è quello che Dio vuole usare per la sua gloria. Alleluia, alleluia. Mentre adoriamo ancora insieme il Signore, io stasera voglio invitare qualcuno a venire qui davanti, proprio perché si crei in lui o in lei uno sblocco verso i doni. Alleluia. Dio ha dato anche a te. Anche tu sei uno strumento per essere usato, usata da Dio. Anche tu rientri a far parte di quel corpo tanto dinamico che, ripieno dello Spirito Santo, agisce, interagisce, manifestando la sua gloria, la sua forza, la sua potenza. Alleluia. Vuoi non solo desiderare, vuoi attivare quello che Dio ti ha dato? Vieni qui davanti. Alleluia. Noi pregheremo per te mentre trascorriamo ancora qualche minuto nell'adorazione. Non desiderarlo solo, attivalo. Vieni qui davanti per dire: Signore, ecco, non so in che modo, ma sono qui davanti perché tu possa muovere qualcosa dentro di me che mi fa accedere a questa possibilità, che mi fa rimuovere la pietra magari del dubbio o della paura o addirittura della timidezza magari. Quante volte la timidezza si presenta come un ostacolo, no? Dio ti benedica. Dio ti benedica. Alleluia. 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 È il tempo di Dio. L'abbiamo detto numerose volte, l'abbiamo detto tante volte. È il tempo di Dio. Non devi essere felice semplicemente perché parli in altre lingue. C'è di più. Tra i carismi ci sono di più. E non devi pensare a quello che il diavolo magari in questo momento ti può dire. Per esempio, è non essere orgoglioso, non essere orgoglioso. Qui è un dono, no? Chi viene, c'è poco da inorgoglirsi, tutto viene da Dio, tutto viene dal cielo, tutto viene dalla dispensazione generosa dello Spirito di Dio che dà come vuole. Desiderare, perché dovrebbe essere orgoglioso? Desiderare di predicare la parola, perché dovrebbe essere orgoglioso? Desiderare, magari parlo ai giovani, di essere un pastore, perché dovrebbe essere una brutta cosa? Che dovrebbe, il principio del ragionamento dovrebbe essere orgoglio? Perché? Vieni qui davanti e noi pregheremo. Poi sappi che la nostra preghiera è semplicemente per sostenerti. Poi lo Spirito dà come vuole. E intanto faccio venire gli anziani avanti. Considerate il numero di quelli che hanno risposto. Alleluia. Insieme con il fratello Morea. Alleluia, alleluia. Alleluia. Addirittura nella scrittura c'è un passo che dice di desiderare i carismi maggiori. Pensate un po'.
è controproducente dover pensare che se uno lo desidera è orgoglioso, ma non esiste questo. E poi, se mai ci dovesse essere orgoglio, pensi che Dio non conosce il tuo cuore? Desiderate i carismi maggiori. Alleluia. C'è scritto e non possiamo negarlo. Alleluia. Vuoi che Dio usi la tua vita o no? Vuoi che Dio ti usi? Abbiamo sentito in un supermercato, per strada. Alleluia. Vuoi che Dio manifesti lo Spirito Santo attraverso la tua strumentalità? Non è così bello, così interessante da un punto di vista anche spirituale. Alleluia. Te mio Dio, affido me stesso con ciò che sono per te. Cantero.
Ti adorerò.